italiano si chiama Psicoanalisi e Scienza Cognitiva, ha aggiornato la teoria psicoanalitica, cioè la metapsicologia, si chiama così, no? La teoria generale della psicoanalisi, che come ho detto prima fanno parte della metapsicologia, che è la teoria astratta della psicoanalisi, che Freud ha descritto in modo sistematico nel settimo capitolo dell'interpretazione dei sogni, ne ha parlato in termini appunto neuroscientifici. Allora lei si può dire che abbia ripreso i concetti freudiani di processo primario e secondario, tant'è vero che nel suo primo articolo con cui la conobbi come autrice, prima di conoscere più di persona, uscì nell'85, una rivista americana, si chiamava Dual Coding, quindi prevedeva due codici di funzionamento mentale, due codici cognitivi, come Freud, due codici. Il coding, codice duale. Un anno dopo si è corretta e l'ha chiamato multiple coding, codice multiplo, perché in effetti i codici cerebrali, i codici cognitivi di funzionamento con cui noi immagazziniamo la memoria a lungo termine, i dati della memoria e comunichiamo con gli altri, trasmettiamo questi dati, il cervello, sono tanti, tanti codici, non sono due. Lei ne elenca tre, però che sono gruppi di codici, quindi si può dire, ma sembra, non so, correggimi tu, che c'è un continuum quasi di codici cognitivi complessi, no? Da quello estremo più elevato a quello più basso, meno organizzato, in cui noi elaboriamo le informazioni nel cervello e le conserviamo e le trasmettiamo agli altri, le comunichiamo, funzioniamo, il cervello, già per sapere che il cervello fa due misteri, sono molto diversi l'un dall'altro, per esempio, no? Facciamo di calcolo, ma anche abbiamo l'intuizione, quindi sono cose molto diverse. Ecco, allora, i due codici di una volta erano semplicemente, voi sapete, verbale e non verbale. Ecco, chi lavora con la terapia del corpo usa il codice non verbale, il corpo, il quarto del corpo è il codice non verbale. Il terzo codice è detto di limite, il codice delle luci. Partiamo da quello più elevato, tra virgolette, perché poi come vedremo un aspetto interessante delle luci, per me perlomeno, ha colpito sempre me, non so, Andrea Alessandro, questa cosa non è discussa con te, ma è una cosa che a me piace, una cosa che piace più di tutte delle luci, è l'avere forse rivoluzionato questo discorso freudiano della supremazia del codice secondario, e sembrava che Freud avesse l'erede dell'illuminismo, no? Che dicesse Freud, l'uomo maturo deve essere secondario, deve funzionare col principio di realtà, deve essere maturo, adattato, coerente, logico. E deve superare il processo primario, deve quasi abbandonarlo, no? Deve reprimere la bestia che è in lui. Forse Freud, posso dire, non l'ho detto così. No, dovrebbe essere la libera, cioè, però c'è chi dice che Freud era più intelligente di lui. Anch'io non sono d'accordo. Però la buccia lo esplicita cremente, lei dice, non è affatto vero. Il cervello non funziona così, l'uomo non funziona così. Tutti i codici cognitivi sono e tutti importanti, tutti indispensabili per la sopravvivenza, per il funzionamento. Propone una sorta di democrazia dei codici, tra virgolette. Guai a reprimerne uno, guai a dire che il processo primario è meno importante, è da abbandonare, infantile, primitivo, brutto, è stupido. Tutt'altro, è il più intelligente, insomma, no? Anzi no, scordi neanche questo. Lei dice che ogni codice viene utilizzato a seconda di dove, in che momento ti trovi, cosa stai facendo, quindi devi avere questo repertorio di codici che tu usi di volta in volta, no? E poi li integri secondo le tue capacità, secondo l'ottimale funzionamento, l'integrazione dei codici, poi ne parlo di cosa vuol dire. Ma un'altra cosa bellissima, che lei ha sentito dire recentemente, questo ci sarà benissimo, devo ancora dire quali sono i codici, ma già poi avete immaginato dopo le sue, è che la grande capacità è addirittura il contrario di integrarli, è dissociarli. L'uomo maturo è quello che sa dissociarsi, eh? È stupendo questo discorso qua. Quindi le dicevo, disse una volta, viva la dissociazione, quasi viva la follia per così dire, no? Se noi non sapessimo dissociarci non sapremmo funzionare. Per esempio, io adesso sto parlando, faccio degli sforzi mentali con una parte del cervello, no? Oppure si può fare un calcolo matematico, o risolvo un problema di logica, se devo pensare mi sforzo, uso un codice, uso una parte del cervello.
Se però devo fare qualcosa di se sono nel campo dei sentimenti, del tuo e dell'amore, per non dire della sessualità, capite bene che il discorso è totalmente diverso. Se uso quell'altra parte del cervello, semplicemente non funziona. Devo staccare, dissociarmi e usare una parte del funzionamento umano. Per poi basti pensare alle cose più semplici, andare in bicicletta e guidare la macchina, no? Poi sono cose automatizzate. Ad ogni modo, ecco, vengo adesso a scrivere i codici per così capite bene. Partendo dal più alto, alto, per così dire, il codice verbale. La memoria viene immagazzinata come simboli da una parte, perché anche il codice che verrà dopo ai simboli, però non verbale. Questa è la differenza. Quindi sono due codici, quindi due sono. Uno è simbolico e verbale. Quindi una parola corrisponde qualcos'altro a una a qualcosa che è rappresentato anche in un altro modo. Il secondo codice è simbolico anche quello, ma non è verbale. Quindi possiamo dire che è differenziato questo codice simbolico è diviso in due parti. Verbale e non verbale. I codici non verbali simbolici